ad una nuova puntata di BRAP. Oggi in mia compagnia abbiamo Roberto Chioda, pilota categoria Master. Ciao a tutti. Jacopo Ponzone, pilota categoria Esordienti. Ciao a tutti. Ed infine, come sempre, immancabile al mio fianco, Marco Magnetti, responsabile Moto Asi. Ciao Francesca, ciao amici di BRAP e amici di Moto Asi. Forza Marco, di cosa parliamo? Hai iniziato appunto da poco a seguirci e non sono così tanto informati. Certo, perché comunque Moto Asi dà la possibilità a tutti quanti di poter gareggiare. Qualche giro in pista così, lui mi seguiva e è stato bello, emozionante. Sì, ma la prima moto, scusami Marco, sono curiosa, la prima moto che è arrivata, cioè in che occasione è arrivata? È stata una sorpresa? Sì, è stata, non c'è un'occasione, è stata una sorpresa così, improvvisata, ecco. Ho sia mountain bike, corro a piedi, gioco a tennis. D'inverno. Ma quanto tempo ti alleni? Cioè tutti i giorni, una volta alla settimana? Allora, in moto una media di 3. Certo. Diciamo che... Scusate ragazzi, purtroppo il tempo stringe, dobbiamo dare linea alla regia. A tra poco amici, mi raccomando rimanete lì. Ed eccoci amici, di ritorno dalla pausa, siamo sempre in compagnia di Roberto e Jacopo. Marco, di cosa stavamo parlando? E prima parlavamo di quanto si divertono questi ragazzi. E noi domenica a Paroldo abbiamo avuto... Allora, io vorrei sapere quali sono stati i vostri idoli sportivi nell'infanzia. Parti tu, Jacopo. Sicuramente Valentino Rossi. Ma tu quanti ne hai? 21. Ok, quindi sei giovane. Valentino Rossi, poi vabbè, Antonio Cairoli. Ed io invece ho un'altra curiosità. Oggi sono particolarmente curiosa. Allora, chiedo a Jacopo, hai dato un nome alla tua moto? Ci sto ancora pensando. Tu invece? No. Mai? No. Ok. Ma ci sono dei piloti che danno i nomi, sì, alle proprie moto. Io per esempio non ce l'ho un nome per dare. Neanche tu? No. No, va bene. Però la carezza è quando mi fa fare un buon risultato. No, per quello sempre. Allora, a proposito di questo, una domanda un po' curiosa. Quando vi va male qualcosa durante la gara? Perché si parla di gara ovviamente, non in allenamento, perché in allenamento uno prova delle curve, prova dei saldi e se sbaglia ha il tempo di poter reagire. Per quanto riguarda invece la gara, quando uno sbaglia, date più importanza alla sfiga o al fatto che magari siete stati un attimino disattenti o potevate anche evitarlo? Ma... E se sì, in questo caso, quando vincete, date colpa, cioè dite che siete stati fortunati o siete stati bravi? Ah. Ragazzi, avete le cuffie? No. Ok. No, beh, quando... Una domanda un po' cattivella. Il vostro avversario di sempre è comunque a... Bene, ragazzi, non vi ho ancora fatto questa domanda, ossia che moto avete? Io ho un KTM 250 4 tempi. E allora vi faccio questa confidenza, l'ultimo anno in cui io ho lavorato all'ECMA, quindi ho fatto da modella sulla moto, ho lavorato per Kawasaki. Per la nostra Francesca. Questo? Io, come si sta sulla moto? Perché io da direttore di gara qualche volta mi capita di seguire i ragazzi e di essere responsabile. Jacopo, scusami, ma che metodi utilizzi per migliorare la tua tecnica? Ma... Importantissimo secondo me è andare a girare sempre con qualcuno più forte e cercare di rubare dei consigli, cercare di stargli dietro, provare a fare delle manche insieme e copiare molto il pilota più forte, guardare molto i piloti più esperti. Ed io amici vi ricordo che potete trovare tutte queste informazioni sul sito www.motoasi.it. A questo punto però siamo giù. Scriveteci a tv@motoasi.it per tutte le vostre cose. Certamente, a questo punto vi saluto amici e ci vediamo alla prossima puntata di BRAP.